Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Allora, parliamo della notizia che vi ho già dato come anteprima su uno shorts che ho pubblicato sul canale degli shorts, quindi lo trovate sulla home di questo canale. Per chi non si è iscritto, vi dico sempre iscrivetevi, perché poi vedete le notizie in anteprima, arrivano magari su altri canali dove voi non seguite. Ho fatto questo shorts pomeriggio e stasera facciamo il video ore dopo. Quindi chi è iscritto al canale Shorts già ha saputo la notizia in anteprima. Poi chiaramente alterno shorts parlati a spezzoni di cose giocate. Comunque ci sono tante notizie. Monza rischia di scomparire. Rischiano di essere gli ultimi due anni del Gran Premio di Monza. Poi ho visto la notizia che è riportata su Formula 1 News, per chi la vuole trovare. Dove c'è anche, non si capisce bene se il 2025 sia compreso nel contratto che Monza ha firmato con la Formula 1, oppure se quest'anno e l'anno prossimo siano gli ultimi due prima di un eventuale rinnovo. Beh, sostanzialmente la cosa è semplicissima, io già vi avevo avvertito, ragazzi, andiamo verso uno scomparire di tutte le gare europee. È inevitabile. Per le regole che sono state imposte agli organizzatori da questi folli di Liberty Media. È impensabile per qualcuno ospitare un Gran Premio nei prossimi anni in Europa. E già ve l'avevo detto. E la cosa è gravissima, ragazzi, perché la Formula 1 in Europa è più amata. Le case che corrono in Formula 1 sono presenti principalmente in Europa. E sostanzialmente trovarsi in questa condizione è vergognoso. Perché perdere un Gran Premio come quello di Monza, io credo sia la cosa più becera che possa accadere, la gara più antica, più importante del mondiale di Formula 1. E sarebbe veramente scandaloso per tutti perderle. Però questo è quello che andiamo a, che si sta per verificare. Già ve l'avevo anticipato varie volte. Allora, prima di continuare con questo video, come al solito vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. Sul canale Telegram delle offerte Supercoris, offerte Amazon, anche oggi vi ho messo tutte le console in offerta, i giochi. C'è Fruit Lab, c'è il canale Viola dove dopo torneremo in live, c'è il canale gruppo Telegram Supercoris 84, news in anteprima, sondaggi con cui vi chiedo cosa volete vedere sui miei canali, parlare con me gli altri ragazzi di Formula 1 e altri qualsiasi altro argomento, e c'è la mia raccolta fonti. Supercoris and Friends, trovate il link in descrizione e sì, potete partecipare alla mia raccolta fonti, pure un euro basta per donare in beneficenza. In più c'è la mia, le mie maglie, il mio merchandising che trovate in descrizione il link. Sono belle, me le metto pure io, spero vi piacciono. Allora, se pensiamo alla Formula 1 fino a un 15-20 anni fa, ragazzi, pensiamo a un campionato che era 80% europeo, 20% straniero. Magari si partiva in Australia, poi iniziava il blocco delle gare europee, erano tutte là i Gran Premi. Francia, Germania, Italia, tutte le nazioni avevano un paio di gare. E poi c'era qualche garetta fuori, tipo Suzuka, si finiva in luoghi ex europeo, di solito c'era Australia, Canada e Giappone. Queste erano le tre gare più o meno sempre presenti, intersecate da tutte le gare europee. Ed era un calendario straordinario perché le gare erano tutte belle, tutte storiche e tutte emozionanti. Ora invece cosa è accaduto? Grazie all'ingresso di questi fantomatici americani, ma era un processo che era già iniziato con Bernie Eccleston. Eccleston inizia a far entrare tutte le gare straniere, iniziando a tirar fuori i Gran Premi europei. Però grazie a Dio ci si riusciva a tenere. Non a caso la stessa Monza, dopo varie tiritere, è riuscita a fare un contratto dal 2016 appunto al 2024-25. Arriva Liberty Media. Dice, sta a posto, volete organizzare un Gran Premio, che ti chiami Monza o ti chiami Congo, va bene lo stesso. 20, 25, 30 milioni di euro, io non lo so la cifra precisa, non mi sono mai informato, ma so che supera i 20 milioni di euro l'anno solo per avere quel Gran Premio sul tuo suolo. Poi ci sono tutte le altre cose che chiaramente un gestore di una pista deve pagare, perché tu non solo paghi Liberty Media per poter far fare la gara nella tua nazione. Come ha detto Sticchi Damiani, è da là che è successo il bordello, perché Sticchi Damiani è il presidente dell'ACI Italia, colui che ha in mano tutta l'organizzazione degli eventi sportivi più importanti in Italia, il Rally di Sardegna, le gare di MotoGP e Superbike, e non a caso il Gran Premio di Monza, compreso anche il Monza del WEC. Lui giustamente ha detto,
abbiamo fatto questo contratto e già eravamo in difficoltà. Abbiamo difficoltà a gestire la pista, perché la pista va gestita, ristrutturata. Sappiamo che adesso si sta ristrutturando parte del circuito. Lui giustamente dice, siamo in enorme difficoltà nel portare avanti questo discorso, perché i fondi sono finiti. Per rinnovare il contratto non sappiamo come dobbiamo fare dal 2025, che scadrà. Ragazzi, è preoccupante, preoccupante. Lui dice, potrebbe scomparire il Gran Premio di Monza. Ma come lo sappiamo già? Perché se state vedendo, la Germania si è tirata fuori dalla Formula 1 da 2-3 anni. Non gli interessa. Cioè, la Germania, un paese che ha la Mercedes che corre, il più grande campione della storia che è tedesco, si è tirata fuori. Con piste come Hockenheim e il Nürburgring, storiche. La Francia si è tirata fuori con l'Alpine in pista, con piloti francesi in pista, con Magny-Cours e Paul Ricard, due piste eccezionali, fuori dal mondiale. Fra poco si tireranno fuori tutti gli altri. Perché? Per poter pagare quei soldi deve avere un aiuto. Tante nazioni pagano di tasca loro, tante nazioni prendono e dicono allora costa 25 milioni di euro, il Gran Premio lo paghiamo noi. Tante nazioni non sono così, l'Italia non paga per avere un Gran Premio di Formula 1 e quindi Sticchi Damiani, Trump, sponsorizzazioni, aiuti, sto cercando di tirare avanti la baracca, ma da quello che ha detto è impossibile. Perché non si mette davanti la Ferrari, ragazzi, e non dice, ecco, vi doniamo noi 10-15 milioni di euro, facciamo il Gran Premio? Cioè, vedo che Ferrari non se ne frega un cazzo di tutta sta storia. Cioè, dovrebbe essere la prima a mobilitarsi Ferrari per poter mantenere Monza nel calendario, ed invece non lo fa. Avete visto? Non lo fa. Ferrari, pure nelle precedenti trattative, dove si vociferava che poteva anche saltare il Gran Premio di Monza, perché Ecclestone si attenne a quelle regole che erano valide per tutti, Ferrari non fece nulla. Cioè, si rischia di dire, vabbè, per soldi salta una delle gare più importanti della storia, perché non ci abbiamo voglia. Silverstone si vocifera che vuole uscire dal calendario perché anche Silverstone è in difficoltà. Spa si vocifera che vuole uscire dal calendario perché è in difficoltà. Cioè, vi rendete conto? Silverstone, Spa sono le piste che sono presenti dall'inizio del mondiale, dagli anni 50. Ma quanto danno sarebbe per lo spettacolo di questa Formula 1 non andare a correre in quei luoghi? Sarebbe vergognoso. Ma possibile, abbiamo visto col Nürburgring. Allora vi dico io, fa veramente male questa situazione nel vedere che non ci sono dall'alto aiuti. Ferrari, io se fossi Ferrari, scompare Monza, prendo, ce li metto di tasca mia, trovo il modo di trovare quei soldi e Monza continua a vivere. Ed invece vedete, Sticchi Damiani ha detto, noi abbiamo finito i fondi, aiuti e possibilità da fuori non ne stiamo intravedendo. Potrebbe scomparire nel 2025-26, quando sarà il Gran Premio d'Italia. Poi mi parlavate di Imola. Imola, ragazzi, scompare ancora più certamente. Imola adesso tira questi anni che c'è il contratto e poi scompare, come era già scomparsa all'epoca. Se Imola non venne ritenuto Gran Premio adeguato per le caratteristiche della Formula 1 nel 2007, scomparve dal calendario per motivi della pista, di come era conformata la pista, quando per partecipare e ospitare un Gran Premio di Formula 1 le spese erano infinitissimamente di meno richieste dalla FIA rispetto a quelle di oggi. Quindi se tu volevi organizzare un Gran Premio avevi la pista buona, spendevi poco e riuscivi a organizzare il Gran Premio. Figuriamoci ora, Imola ha sfruttato la pandemia, il fatto che è riuscito a farsi rimettere in calendario, ma secondo me finito il contratto che ha Imola, mi ricordo quanti anni sono ancora, 3-4 anni, scompare pure Imola. Come fa? Se non ce la fa Monza, figurati Imola, che è ancora più piccola, ancora meno possibilità magari di reperire fondi a partecipare al Gran Premio, al campionato di Formula 1. È una situazione indecente che qualcuno dovrebbe riuscire a risolvere. Cioè, andremo a fare 3-4 gare negli Stati Uniti in un luogo dove il pubblico non ti conosce e non ti apprezza. Le piste fanno schifo, l'abbiamo visto, sono tutte piste, a parte Austin, ricavate in luoghi incredibilmente schifosi e inutili. Si va a correre là? Spiegatemi voi che gusto ci sarà a vedere la Formula 1 fra un po' di anni, che sarà metà americana, Cina, queste località qua, e metà araba. Dove sarà la tradizione, ragazzi? Dove sarà la voglia di vedere la Formula 1 da parte di chi si è goduto l'epoca storica? Io ho i miei dubbi su tutta questa situazione. Vorrei criticare Liberty Media, perché se tu già straguadagni da tutto, perché uno che vuole organizzare un Gran Premio ti deve dare tutti quei soldi? Se abbassassero le pretese, vedreste che tanti
tante nazioni come la Germania e la Francia tornerebbero subito a ospitare un Gran Premio. Invece le pretese folli per guadagnare e fare i porci, perché gli americani quello vogliono fare, solo i porci e straguadagnare, stanno imponendo a tante nazioni di capire e di dire forse è il caso che non lo ospito più un Gran Premio. Ragazzi, è questo. È semplicissimo. Io ve l'ho sempre detto che ci stava questo pericolo, questa possibilità che ci ritroveremo senza piste europee fondamentali a breve. Ve l'ho detto, perché purtroppo ora si guardano i soldi e non si guarda più la storia di nulla, di nulla. Ora non se ne frega niente di nessuno, della storia di nulla. E quindi adesso andremo a vedere, partiranno le trattative, le situazioni. Cioè, ma è possibile che Liberty Media dovrebbe pagare lei per avere una gara a Monza? Cioè, ragazzi, la storia, Monza, ogni curva che vedete, ci sta la storia dell'automobilismo. E invece così si lascia morire tutto questo automobilismo reale, non le piste farlocche, per i meri soldi. Ma è normale per voi una cosa del genere? Io penso sia vergognoso. E vedrete, ragazzi, negli anni, sai quante volte, già vi ricordate, Spa doveva uscire, Silverstone doveva uscire. Sono piste che rinnovano 2-3 anni, come riescono a trovare i fondi? Magari vengono aiutate. Ma prima o poi finisce questa pacchia e vedrete lo scomparire di tante piste importanti che hanno segnato la storia della Formula 1 per andare a correre in luoghi assolutamente schifosi, senza storia, come Jeddah, che è una pista indecorosa e non c'è storia e non c'è nulla, non c'è tecnica, una pista buttata là, quattro curve messe in croce con quattro rettili inutili. Voi provate anche virtualmente Nürburgring, Monza, piste del genere e rendetevi conto della differenza che ci sta. Quindi io sono indignato, vi volevo portare questa notizia perché dopo non vorrei che magari uno non è pronto, succede là la situazione e tutti rimangono scioccati. Purtroppo, ragazzi, andiamo verso una desensibilizzazione della Formula 1, verso la storia della Formula 1. Una sola parola d'ordine: soldi. Dove stanno i soldi si va a correre, per il resto ce ne frega molto poco. Questa è la nuova filosofia. Fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.